Salve amici e ben ritrovati su Quei Due sul Server 2. Oggi esploreremo un mondo sconosciuto. Solcheremo l'oceano delle sensazioni, ci addentreremo nell'intrico della coscienza e assaggeremo ad occhi chiusi pietanze senza forma né peso, eppure deliziose e infantolanti almeno quanto un vopirio. Luxuria superbia, un gioco, anzi un'armonia visiva dei Tale of Tales. Che robina! Una vera e propria esperienza multisensoriale. Un prodotto che oltre alla vostra vista chiamerà in causa anche il vostro udito e anche tutta la umano volendo. Ci troviamo ad entrare in un fiore. O almeno questo ci viene suggerito, ma noi percepiamo fin dall'inizio che l'elemento floreale è soltanto una maschera. Si parla di sesso, signori, di passione, di complicità, di concorso emotivo e perché no di afflato impiditirio e giomellare di inusitato a storbo. Il nostro scopo è penetrare il fiore e percorrerlo per centinaia di metri cercando di tenere vive tutte le sensazioni della nostra partner virtuale, senza cercare egoisticamente il piacere, in questo caso solo visivo. Sorgono immediatamente però due domande. Una vulva del genere appartiene forse ad un gigantesco esemplare di plesiosauro? E il membro che la percorre entrerebbe in un paio di boxer o troverebbe posto più comodamente in un paio di alani? Nessuna risposta, purtroppo, ma il viaggio procede, a contatto con rose e membrane roride di cromatismi caldi ed evocativi. Muovo lo stick del gamepad con attenzione adesso, perché non voglio deludere il fiore che mi ospita con una prestazione troppo breve. Si era parlato di sveltina, d'accordo, ma 25 secondi sarebbero effettivamente un tempo drammatico, a meno che non si tratti di scaldare un panino nel microonde. Quindi mi calo nei panni dell'amante premuroso, e per l'occasione tolgo pure la foto con dedica di Sasha Grey dal mio comodino. Ascolto il respiro di lei, pronto a coglierne ogni sfumatura, ogni vibrazione. Il battito accelerato del suo cuore, la crescente tensione dei suoi muscoli, il rossore sulle sue guance, tutto mi rivela che sto amando in modo corretto. O quello o sta ragazza c'ha un febbrone da cavallo armeno e nel secondo caso una tachipirina e un tè caldo dovrebbero fare al caso nostro. Comunque, il colore si fa intenso adesso. Le pareti del fiore chiamano a gran voce il mio piacere, ma devo essere paziente ed ecco che la mia mente mi viene in aiuto, mandandomi in visione immagini raccapriccianti che hanno la funzione di gettare acqua fredda sul fuoco divampante del mio desiderio. Nell'ordine visualizzo due calciatori che si depilano il petto a vicenda con una fiamma ossidrica, un rappresentante porta a porta di Ubisoft che cerca di vendermi un disco di Assassin's Creed Unity per scrostare il forno, e Bruno Vespa in cosplay da Sailor Moon che accavalla le gambe. Ottimo lavoro, cervello, adesso l'orgasmo è rimandato al 2018, come minimo. Mi accorgo però che la sto tirando troppo per le lunghe e non credo sia solo una sensazione, visto che la mia ragazza sta giocando da un po' a Flappy Bird sul telefono e ha già fumato 6 sigarette. Ma quando cazzo ho iniziato a fumare? Comunque, mi affretto a concludere, ma l'immagine di Vespa col gonnellino torna a farmi visita. La musichetta di Flappy Bird e il fumo nella stanza rendono il tutto molto simile a un girone infernale. Sono sudato come un cacio cavallo in pieno agosto e i muscoli sono a bagno nell'acido lattico già da un pezzo. Lei ormai sta sbirciando da sotto la mia ascella un programma su Real Time, in cui una tizia di 145 kg diventa una top model piangendo ininterrottamente per tutto l'episodio, e le scappa pure un commento tipo: hai capito quante calorie si bruciano piangendo? Mi accorgo che a questo punto la mia presenza è davvero di troppo. Mi ritiro come un reggimento sotto il fuoco dei mortai e lei sembra lieta di poter guardare la TV senza ostacoli. Mi allungo accanto al mio fiore infinito, cercando di analizzare la situazione, quando ad un tratto mi arriva la sua voce, metallica e fastidiosa come una puntina da disegno in un muffin. Se non avevi voglia, bastava dirlo. L'uso improprio dei verbi e l'ovvia mancanza di riconoscenza in questa frase mi fanno scattare qualcosa in testa. Mi alzo e barcollo verso la mia Xbox One. La accendo e Real Time viene sfanculato dalla schermata verde di Microsoft. Lei tenta di protestare, ma le lancio un'occhiata glaciale. E il pesce proprio. Le tiro un'occhiata congelata in fronte, ma schiva il colpo senza troppi problemi. Avvio la campagna di Far Cry 4. Modalità multigiocatore. Lei dice qualcosa ma non l'ascolto. Sto giocando! Indosso anche le cuffie e i suoni del Kirat mi inondano la testa, figuratevi se la sento. Sparo ai cattivi, scappo dagli animali pericolosi, nuoto nel fiume, gioco. E quando la partita finisce, 2 ore dopo, lei è sempre lì, seduta sul letto. Ha smesso di fumare e di giocare a Flappy Bird. Mi sembra triste. Spengo la console e mi infilo sotto le coperte. Oh, il letto è ancora tiepido, ragazzi. Che hai? Le chiedo.
Niente, risponde lei. Resisto alla tentazione di lanciarle uno sgombro sott'olio e la abbraccio. Perché so bene che quel niente è sempre qualcosa, esattamente come quando si lamenta di tutto, ma in fondo è niente. È fatta così, e io lo so. Le voglio bene anche se a volte non la capisco, anche se a volte non mi capisce. E in fondo cos'è successo 2 ore fa? Ho fatto un po' di moto, mica è morto nessuno. Non la migliore notte di sesso della mia vita, d'accordo, ma neanche la peggiore. Quella ve la racconto un'altra volta, magari ad Halloween. La stringo a me, sperando che le mie braccia sappiano spiegarsi meglio di quanto farebbero le mie parole. Le chiedo scusa, così, con un abbraccio. E a quel punto sento di nuovo la voce. Fastidiosa, robotica, irritante da morire. Com'è che puzzi di sudore? Raccolgo una carpa sottosale che tengo a fianco al letto e questa volta faccio centro.